Vado in campagna e non mi prende il telefono. Non mi chiama mia moglie, ma non sento. Dare il diritto. Mo non ce la faccio, non sono fuori, ma non fa a fare l'indirizzo. Ma ce l'avete registrato il mio numero, è di mia nipote. Sì, può essere un problema di ricezione nella zona in cui lei va. Ascolti, che io chiamo dalla Sardegna, parli in italiano, cos'è un questione di... Può essere che nella zona campagna dove lei va Sì? il telefonino non prende. No, lo prendo io, no, lo prendo, lo porto con me io, no. Perché mi hanno detto che poteva essere roba di zona d'ombra e io infatti già mi metto al sole che siamo in Sardegna, ma non prende, no. Sì, può essere che nella zona in cui lei va Sì. non c'è segnale per far chiamate. Ma così, io l'ho comprato per avere le chiamate a mia moglie che quando io sono al monte, lei si preoccupa. Gliene dico una, io esco, boh, 4.000 mi chiama, e lì, boh, mi chiama e io, boh, non ci sono. Però io ce l'ho. Perché ero pensavo di cambiare compagnia, però ho detto, sono brave persone, questa gente, non è che li mollo. Ho detto, mo chiamo, mi ha fatto il numero mia nipote. E come si può fare per avere questa zona di sole nella montagna? Guardi, quello non si può fare nulla, posso semplicemente controllare se lei mi dice qual è la zona, se effettivamente il cellulare arrega La zona una. te la posso dire, quella, scusami se ti do del me, ma già sono io che sono tu, che sei più giovane, si sente anche da come parli. Mi dica almeno la città, innanzitutto. Sardegna. Per Sardegna è la regione, il paese. das de Vogu. Gli faccio il spil, quello. P di per das de Vogu. E di Erdas de Vogu. R normale. Mi sono perso, aspetta. La D. La D. E Vogu di E. Per das de Vogu. Mi ha sentito? Però io non è che sono proprio a perdere del vogue. C'è un... Io vado al monte in una zona di campagna che resta in montagna alta quando sale, quando scende già in discesa, però non prende. E mia moglie mi preoccupa perché a me mi preoccupa, mi chiama, non ci sono. L'altro ieri mi hanno detto i carabinieri. Non ero neanche arrivato alla strada, già i carabinieri dietro, pensavo che era posto di blocco, invece mi stavano cercando. Io sono una persona anziana, non mi va. Mi sono sempre trovato bene, con voi. Allora, guardi, nella zona in cui lei va, evidentemente non c'è una buona copertura di rete. No, c'ho Quindi tutto il recintato a cellulare. rete io, no, roba così, no, guardi. Soldi pochi, ma tutti i terreni non... Deve essere che non sia la rete che disturba l'antenna. La tolgo. Ascolti, io gli chiedo scusa per avermi disturbato, però c'è rete, c'è campo, io pascolo nel campo, ma non si sente, no, sono preoccupato, o cambio compagnia, non lo so, mi dica lei, o mi date un altro telefono anche se lo pago, non c'è problema. Guardi, provi a cambiare compagnia oppure provi a, non lo so, a spostarsi. Ma io le pecore lì ce le ho, cosa faccio? Lascio le pecore aperte, me ne vado a Barissardo, cioè poi non le vedo più. Ascolti, la faccio chiamare domani da mia nipote, che lei è più giovane, roba fa, c'ha la Guardi, PlayStation. faccio chiamare la sua nipote.
Va bene. Così spiegano meglio a sua nipote, va Ma bene? mi risponde lei, a lei, a mia nipote. No, risponderà un altro collega. E bisogna spiegarle tutta la... Va bene. La ringrazio, figlio mio. Buonanotte, buona fortuna. Grazie Grazie, arrivederci. No, cambia compagnia, è bellissimo.